Passioni senza fine di Giuseppe Cossentino. Quinta puntata. Sei proprio una stronzetta. Avanti, fammi sentire cosa dirai a Paparino. Dirò che sei entrato in camera mia e ci hai provato con me, cercando di usare la forza. Così tutti sapranno che razza di animale sei. E se invece fossi io a dire le cose come sono andate veramente? Che hai cominciato tu ad infilarti nel mio letto? Tanto non ci crederebbe nessuno. Basta con queste scene, eh? Io non capisco cosa sia cambiato oggi dall'ultima volta. Per me sono cambiate molte cose. Ma a quanto vedo, tu sei sempre lo stesso. Il segugio di mio padre. Sempre appresso a lui, scodinzolandogli con un cagnolino. Ma credi che venendo a letto con me gli ruberesti qualcosa? Sei il solito illuso. Illuso? Tu invece non sai che soddisfazione mi dà. La preziosa figlia di Cosimo e Ginevra De Santis, mia amante. E anche se la cosa non ti piace ricordarla, io non ti ho mai costretto. Allora, dimmi una cosa. Se davvero ti faccio cose schifo, se ti vergogni tanto, perché lo hai fatto? È inutile farsi domande. Eh no, io invece me le faccio. Sì, sì, tu sei venuto a letto con me per vendicarti, perché qualcuno ti aveva deluso. E noi due sappiamo chi. Mi è stato comunicato da fonti attendibili che è questione di minuti. Anzi, eccola che arriva. Signore e signori, permettetemi di presentarvi Laura Bianco, che presto diventerà la signora De Santis. Ma credo che la conosciate. Signora Bianco, si rende conto di aver catturato uno degli scapoli più ambiti della Napoli bene? Qual è il suo segreto? Nessun segreto. Sono innamorato pazzo di questa donna. Signor De Santis, dove vi siete conosciuti? Eravamo comodamente seduti in prima classe a 10.000 metri di altezza. Tornavamo tutti e due in aereo da Roma. Eh sì, e quando volavamo su Napoli io ero già corta di blu. Lei si è laureata alla Sapienza di Roma? Esattamente, in scienze della moda e del costume. La mia famiglia è originaria di Roma. Dopo la morte dei miei genitori, però, io e mia sorella ci siamo trasferite qui. E pensate di vivere a Napoli? Sì, certo. Abbiamo le nostre radici qui. Ed io adesso lavoro per un'importante agenzia di moda qui. Per il momento non posso proprio spostarmi, se non per qualche viaggetto Roma-Milano, giusto per qualche sfilata. Lei tra qualche giorno si sposerà col signor De Santis. Che cosa prova? A volte mi sembra di vivere in un sogno. Se fosse così, mi auguro soltanto di non svegliarmi mai. Mi è tutto vero. Beh, questo matrimonio farà certamente sognare le ragazze di tutto il mondo. Dopo le celebri nozze di Carlo d'Inghilterra e di tanti altri personaggi importanti, lei non crede che la gente stia tornando verso il romanticismo? Ah, io me lo auguro. Non sanno che cosa si perde. Signor De Santis, potremmo scattare una foto mentre vi baciate? Sì, sì. Hai obiezioni? No, di certo. Stai dicendo solo sciocchezze. Se sono venuta a letto con te non l'ho fatto per punire mia madre. Forse l'ho fatto solo per punire me stessa, visto l'essere spregevole che sei. L'essere spregevole che sono? Ma pensala come vuoi. Però non puoi certo negare che con me ti sei divertita, e parecchio anche, eh? Bene. E allora mettiti in testa che non lo rifarò un'altra volta questo errore. Mi fai solo sorridere, e lo sai perché? Perché credi veramente alle tue parole. Però non appena tua madre ti farà la minima cosa, tu, per vendicarti, ritornerai a spassartela con me. Ma come sei bella, sai? Mi ricordi proprio tua madre Ginevra,
Che stupida. Tempo fa preferì tuo padre a me, quel bifolco arricchito. Ma certamente solo per i suoi soldi. Stai zitto. Tu non vali neanche la metà di mio padre. Tu non vali niente. Niente! Sono stata chiara. Sei solo una ragazzina viziata. Esci da questa stanza. Ho sopportato fin troppo la tua presenza. Che stupida che sei. Ecco altre rose di Mr. X. Ma questa gente non ha niente da fare dalla mattina alla sera. Davvero? Che carino. Ancora il mio fan che mi scrive. E che ci vuoi fare, mamma? Sono un idolo. Mi chiedo da qualche mese chi sia. Idolo? Sì, come no. Sei diventata famosa solo a mostrare il tuo corpo su quei calendari diretti a uomini maniaci perversi. Ma sempre le stesse cose. Sono stanca. Oddio. Cos'è stato? Mr. X mi propone di incontrarlo. Vuole conoscere il suo idolo al più presto e tra qualche giorno. E tu ci andrai? E certo. Che c'è di male? Oh, devi essere letteralmente impazzita. Ma li leggi i giornali? Potrebbe essere uno stalker. Ma vivi proprio in un altro mondo. Ma si vede da come scrive. È dolcissimo, affettuoso. Che cosa potrebbe farmi, scusi? Ma come sei ingenua. E ci tengo a puntualizzare che non devi permetterti di chiamarmi mamma. Ci siamo intesi? Non ti scaldare, Ginevra. Si vede che la menopausa ti ha preso già la testa. Sei più insopportabile del solito, eh? Ti ripeto, mantieni le distanze da me, signorina. Puoi plagiare mio figlio con le tue arti seduttive, ma non me con i tuoi modi da santarellina. Walter mi ama, se lo mette in testa. E di certo la sua ostinazione non scalfirà il nostro rapporto. E se prova solo a scagliarmelo contro, io giuro che gliela faccio pagare, e amaramente. Fosse l'ultima cosa che faccio nella mia vita. Abbiamo trasmesso Passioni senza fine, soppopera di Giuseppe Cosentino. Personaggi ed interpreti. Le voci: Laura, Katia Tannoia, Walter, Antonio Vitale, Ginevra, Maria Rosaria Virgini, Cosimo, Rosario Ferro, Lavinia, Gwendalina Tambellini, Fabio, Peppe Romano, Eva, Giovanna Mangiù, Damiano, Carlo Cutolo, Daria, Gloria, Jessica Resteghini, Tony, Aldo Failla. Montaggio, Luigi Abbate. Musiche e colonne sonore di Eugenia Marino. Regia di Giuseppe Cosentino.